Ciao a tutti, questo è l'ABC del football, io mi chiamo Veronica e oggi vi porto i segnali degli arbitri. Durante una partita di football, gli arbitri non tutti hanno il microfono, non tutti possono sempre urlare ai giocatori e a tutte le persone che sono nello stadio che cosa sta succedendo. E quindi gli arbitri hanno dei segnali che si fanno tra di loro e per il pubblico che indicano cose, per esempio se c'è stata una penalità, che tipo di penalità era, se la palla è stata presa. Oggi vi mostrerò i segnali più importanti, quelli che vedrete più spesso all'interno di una partita, così quando in mezzo a un'azione vedete un arbitro che fa uno strano segno potrete capire immediatamente di cosa si parla. La prima penalità che andremo a vedere è quella del delay of game. Il delay of game è quando una squadra ci mette troppo tempo per rimettere in gioco la palla o per mettersi in formazione meglio per il prossimo turno di gioco. In genere questa penalità è più messa contro l'attacco, però capita anche che sia emanata dagli arbitri contro la difesa. Il segnale fatto dagli arbitri è questo. La seconda penalità che vi farò vedere è quella per il false start, cioè quando una squadra si muove prima che l'arbitro abbia dato il via al far muovere la palla e anche i giocatori con essa. Questo segnale degli arbitri è anche lo stesso per la illegal formation, quindi quando i giocatori sono disposti nel campo in un modo che è illegale, o illegale diciamo contro le regole, e infine viene usata anche quando il calcio dopo una safety o un kick-off finisce fuori dal campo, quindi out of bounds. Il segno fatto dagli arbitri è questo. Il terzo segnale che andremo a vedere è quello del primo down, cioè quando una squadra ha guadagnato un primo down, l'arbitro si mette in questa posizione, fa questo segno, cioè che è il segno del primo down, verso la end zone della squadra che ha, verso la end zone della squadra che è in difesa, cioè della squadra che ha subito questo primo down. Il quarto simbolo che vi faccio vedere è quello del quarto down, cioè quando una squadra non è riuscita ad avanzare le yard abbastanza da raggiungere un primo down nei primi tre tentativi, arriva il quarto down e l'arbitro alza la mano destra sopra la sua testa con la mano a pugno per segnalare così, per segnalare che la squadra ha raggiunto un quarto down. Il quinto segnale che vi faccio vedere è quello del holding, cioè quando un giocatore prova a fermare un giocatore della squadra avversaria letteralmente prendendolo, cioè magari gli prende la maglietta o magari gli prende il braccio. Questo è illegale, teoricamente tu devi essere in grado di fermare un giocatore dell'altra squadra senza prenderlo per un braccio e trasportarlo con te. Quindi questa penalità vale 10 yard dal punto in cui è stata effettuata e il segnale dell'arbitro si fa così, diciamo, quando l'arbitro ha un pugno in una mano, con l'altro braccio prende il pugno e lo porta giù verso di sé. La sesta posizione che vi faccio vedere è quella del passaggio incompleto, cioè quando un quarterback magari lancia la palla a un suo giocatore che non la prende, oppure quando un kicker prova a fare un extra point oppure un field goal e non riesce a metterla entro i pali sopra la traversa. In quel caso gli arbitri fanno questo segno qui, che vuol dire che il field goal non c'è stato, oppure che il passaggio non è stato completo, non è stato completato. Il settimo segnale che faccio vedere è quello della safety. Avviene quando l'arbitro unisce le mani così e le mette sopra la testa, quindi in questo modo, questa quindi è una safety. L'ottavo segnale che vi faccio vedere è quello del timeout. Vi ricordo che una squadra ottiene tre timeout per ogni metà gioco, il che non vuol dire che ha sei timeout per gioco, ma ha tre timeout per la prima metà e tre timeout per l'ultima metà. Il segnale dell'arbitro per indicare che una delle due squadre ha chiamato un timeout è di alzare le braccia sopra la sua testa e fare questo segno qui.
Il prossimo segnale, nonché il segnale più felice e più famoso di tutto il football, è quello del touchdown. Vedrete che quando un giocatore fa un touchdown, tutti i suoi compagni, nonché gli arbitri, alzano le braccia in questo modo. Questo è un touchdown. E anche voi a casa, quando qualcuno della vostra squadra fa un touchdown, dovete alzare le braccia in questo modo perché è un touchdown, bisogna essere felici, bisogna celebrare, così vedete anche tutte le persone nello stadio che sono felici per quella squadra, che patteggiano per quella squadra, alzeranno le braccia così. Here's Kelce. This is their biggest target down here in the red zone. He's working against Richard Sherman. Mahomes throws, pass, caught. Williams, touchdown. Kansas City jumps on top. Il prossimo segnale che faccio vedere è quello probabilmente concettualmente più difficile da spiegare ed è quello della unsportsmanlike conduct, che vuol dire letteralmente che hai avuto una condotta che non è da giocatore sportivo, una condotta non sportiva. In genere non avviene per un'azione che tu hai fatto come giocatore, ma come persona. Ossia, non avviene se tu hai magari. Se magari hai preso un giocatore male, o se ti sei mosso troppo in fretta, non avviene per queste cose. Avviene, per esempio, se tu ti sei, hai picchiato un tuo compagno, se c'è stata una rissa, se hai fatto magari un'azione di scherno volgare nei confronti dei tifosi, dell'arbitro. In questo caso è una penalità molto, molto pesante. Molto spesso i giocatori vengono anche multati dall'NFL per queste azioni. Mi ricordo che in questa stagione, la stagione del 2019, c'è stato un giocatore dei Cleveland Browns che ha iniziato, diciamo, una rissa contro un giocatore dei Pittsburgh Steelers. E questo giocatore si è tolto l'elmo e ha iniziato a picchiare il giocatore dell'altra squadra. Non soltanto togliersi l'elmo sul campo è contro le regole, ma ovviamente picchiare un giocatore dell'altra squadra è condotta poco sportiva. Oh my goodness. Rips the helmet off Rudolph's head and then eventually swings it and hits him in the head. And then Ogunjobi comes up and hits Rudolph from behind. Il simbolo per segnare questo tipo di penalità è questo, cioè semplici mani parallele ai lati con la mano rivolta verso il basso, e questo vuol dire unsportsmanlike conduct. I giocatori sono spesso espulsi dal campo, oltre a ricevere multe, come ho detto, a volte sono anche sospesi per la stagione, sono cose pesanti. L'ultima penalità che vi farò vedere è quella del passo completo, ossia, vedrete, specialmente si vede molto negli arbitri quando sono sulle linee laterali, sulle sidelines, e c'è un passaggio completo vicino a loro, perché vedrete che l'arbitro si metterà così e farà questo simbolo qua. Questo simbolo qua vuol dire il giocatore ha preso la palla dentro il campo, quindi non era fuori, il passaggio è completo. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo che questi sono soltanto alcuni dei segnali fondamentali fatti dagli arbitri durante la partita e spero che il video vi sia piaciuto, spero che io vi stia rendendo più facile guardare il gioco del football, che è onestamente un gioco abbastanza complicato. Spero inoltre che vi stiate divertendo seguendo i miei video e entrando lentamente nel gioco del football oppure approfondendo una passione che già avevate. Spero che insieme riusciremo a portare il bellissimo gioco del football qui in Italia e in Europa. Spero che poi riusciremo a portarlo fuori dal continente americano e a portarlo in tutti gli altri continenti, perché è un gioco bellissimo e secondo me c'è grande spazio qui in Europa per un altro grande sport. Pringle.